Ciao a tutti, ciao Ciao Igor. Igor, approfittiamo, guarda, di questa giornata di neve, tra l'altro, che è abbastanza insolita qua a Genova, per presentare un po' quello che porteremo a Funzioni in Azione il 7 di aprile. Il titolo è Il Personal Trainer del Futuro, che è un titolo figo, che quindi insomma porteremo con una certa soddisfazione, no? E i contenuti come saranno? Ma guarda, noi Partire. parleremo della nostra esperienza sul campo fondamentalmente, quindi non solo dal punto di vista di quello che facciamo con i clienti, ma anche gestionale, della gestione sia fiscale in qualche modo che anche di quello che è la gestione sui social network, la pubblicità, il marketing, eccetera. E insomma, ormai sono più di 10 anni che facciamo questo e pensiamo che possa essere utile a tutti coloro che hanno voglia di mettersi alla prova e fare questo mestiere, farlo diventare veramente un mestiere, crediamo che la nostra esperienza possa essere abbastanza interessante, insomma. Sì, tutta farina del nostro sacco alla fine, quindi ci permettiamo di dire roba di valore e roba buona, no? Come ho già scritto in qualche post dei giorni scorsi, no? Sui vari social network. Quindi non mancheranno le sorprese, perché ora non vogliamo anticipare troppo, perché sennò poi diventa una cosa che può sembrare apparire banale. Però noi lo consigliamo, è comunque un'esperienza, la nostra la riteniamo un'esperienza importante nel nostro settore, molto particolare anche per il tipo di attività che svolgiamo poi di fatto sul Per la nostra campo. mission, per la nostra vision di Sì. allenamento, e anche sarà interessante fare un po' della condivisione con tutti coloro che vorranno partecipare, quindi rendere la cosa molto interattiva Assolutamente. e renderla quasi un simposio, quasi una conversazione, ok? Sarà così. Sarà così. Ok, ci vediamo tra un mesetto ormai, ci siamo Ci quasi, eh. divertiremo come dei Sì, pazzi. ma di brutto. Ciao a tutti, Ciao, ciao! ciao, alla prossima, ciao, a presto.